In molti, alla domanda chi è il migliore tra Leo Messi o Cristiano Ronaldo, non sanno rispondere. Tanti considerano Messi, e molti altri, invece, Cristiano. Ma alla domanda chi si meritava il pallone d'oro del 2018, non c'era nessun dubbio, ovvero, Cristiano Ronaldo. Era la stagione 2017-2018, e in quegli anni, Ronaldo era al top della sua forma. Infatti, sia nel 2016 che nel 2017, ha vinto il pallone d'oro ed era pronto a vincere il terzo consecutivo. Nella Liga, Cristiano si piazza terzo dietro l'Atletico Madrid e il Barcellona, segnando 26 gol in tutto il campionato, e diventa così il primo calciatore a superare i 400 gol nei 5 grandi campionati europei. Vince il Mondiale per club, la Supercoppa spagnola e la Supercoppa europea. La Champions League quell'anno avrebbe potuto essere anche rinominata Ronaldo League, poiché per la sesta volta, CR7, è stato il capocannoniere della Champions con 15 reti, tra cui, forse, il gol più bello di tutta la storia della Champions League, segnato contro la Juve. Con i suoi gol porta i Blancos in finale, contro il Liverpool, e solleva poi la Coppa, la sua quinta Champions League, grazie anche al contributo di Karius, ex portiere del Liverpool. Nel 2018 si sono svolti, anche, i mondiali in Russia, e Ronaldo si è fermato agli ottavi contro l'Uruguay. Tuttavia, ha dimostrato di essere un leader del torneo, segnando una tripletta formidabile contro la Spagna nella fase a gironi. Questa partita è passata alla storia per l'incredibile prestazione del numero 7, che da solo ha lottato contro tutta la Spagna. Alla fine della stagione in totale fa ben 54 gol, ma nonostante tutto, Ronaldo non vinse il pallone d'oro. Quell'anno, lo vinse un altro Blancos, Luka Modric. Il croato di trofei ne vinse come CR7, ma fu molto meno decisivo, rispetto a Cristiano. Tuttavia, è al Mondiale che Modric dimostra il suo vero talento, portando la Croazia, fino alla finale, con le sue giocate. Giocate che però, in molti non consideravano all'altezza e degne, di un pallone d'oro. Quando arrivò la cerimonia di premiazione del pallone d'oro, CR7 sapeva che non sarebbe stato lui il vincitore, e decise di non presentarsi nemmeno, scatenando tantissime polemiche sul suo comportamento, definito incapace di perdere. Anche a Modric non era per niente piaciuto come si era comportato Cristiano, e subito gli mandò una frecciatina, con un post su Instagram, dicendo: "Non ci sono solo le vittorie, ma anche il rispetto per compagni e avversari". Cristiano rispose con una storia, congratulandosi con Modric per la vittoria, ma le sue espressioni facevano capire tutt'altro. Comportamento sbagliato o meno, in molti lo considerano un vero e proprio furto ai danni di Ronaldo, e persino Chiellini, nel 2019, un anno dopo, disse la sua, dicendo: "Nel 2018 il Real Madrid decise che Ronaldo non doveva vincere il pallone d'oro". Infatti, nell'estate del 2018, Cristiano, durante la finale di Champions con il Real, diede la notizia che avrebbe lasciato i Blancos, e così fu. Si trasferì alla Juventus. Incredibile ma vero, molti pensano che questo abbia influito sulla sua valutazione come possibile vincitore del pallone d'oro, perché tutti sapevano che, in quel momento era il migliore, ma i migliori possono essere solo al Real Madrid, non altrove. La sorella di CR7, il giorno dopo la premiazione, scrisse sui social il suo pensiero, condiviso da moltissima gente, racchiuso in una semplice frase: "Comandano mafiosi e soldi". CR7 perse così, per volere non suo, un pallone d'oro che si era meritato, un pallone d'oro fondamentale, che con la sua vittoria, lo vedeva momentaneamente, davanti a Messi, per il numero di palloni d'oro vinti. E chissà se, avrebbe influenzato il futuro, così come lo conosciamo noi oggi.